Questo programma vi è offerto da Express. Tutto e subito. È una cornice straordinaria questa settimana, siamo nell'Imperiese, caro Cucinosmo, siamo in quelle di Pieve di Teco, almeno per la partenza. Certo, partiamo da un posto già meraviglioso, con un sacco di belle cose, con tutti i personaggi importanti, quindi... Tavola imbandita alle nostre spalle, parleremo di questi prodotti, parleremo soprattutto di territorio, lo faremo con 11 sindaci e forse di più, una puntata dedicata a Anci, dedicata al bando delle aree interne. Ci siamo concentrati sul genovesato, sul savonese e oggi sull'estremo ponente. Non si può fare a meno anche di parlare purtroppo della tragica alluvione che qualche settimana fa ha colpito questi territori, ma si prova in qualche modo anche ad andare oltre, a capire quella che potrà essere la primavera, quella che potrà essere l'estate, quella che potrà essere la stagione della ripartenza. Intanto la presentazione, ancor prima dei vini, ancor prima dei formaggi, delle miele e delle marmellate, di chi ci ospita in un palazzo straordinario, il padrone di casa, che si chiama? Alessandro Alessandri. Alessandro Alessandri è il sindaco di Pieve di Teco. Qui invece c'è l'unica donna della compagnia. La vedremo tra qualche minuto perché siamo venuti anche da lei nel corso di questa giornata, a Vessalico. Il suo nome è? Paola Giliberti. Qui c'è un signore incappucciato, ma soltanto con la sciarpa, perché a parlare di incappucciati qui bisogna stare attenti, perché c'è una confraternita incappucciata a Pieve di Teco. E quella dell'Ormea, no, è a Pornassio, A Pornassio abbiamo quella dell'Ormeasco, che è quella bacchica. Noi abbiamo la confraternita della Buona Morte, che è proprio quella incappucciata, nera, che... Se ricordo bene, col suo vice sindaco. C'è il mio vice sindaco che è uno dei membri di questa confraternita. Andiamo avanti però con le presentazioni, lei è? Giuliano Maglio. Anche da lui siamo stati, perché il paese che rappresenta? Monte Grosso Pian Latte. Lo vedrete in questa puntata. Giacca e cravatta per? Madonna Renato, sono sindaco di Arezzo. Sindaco di Arezzo, ahimè, noi lo abbiamo visitato, si ricorda Cucinosa, quest'estate per raccontare una bottega, per raccontare tra le altre anche la storia di due milanesi che erano venuti proprio a far commercio a Arezzo, aprendo un piccolo commestibile, ahimè, lì davanti l'alluvione. A che punto siamo? Beh, stiamo lavorando, la strada è aperta, anche se in fasi alterne, però spero che veniate a trovarci in fretta per ripartire alla grande. E poi, da questa parte invece? Luca Ronco, sindaco di Borghetto d'Arroscia. Borghetto d'Arroscia, e poi qui, lo sa cosa mi dicono? Il più polemico del gruppo. Sì, è vero. No, sarà vero allora. Come si chiama lei? Fossati Emilio, sindaco di Pornassio. Come mai il più polemico? Ma non so, io... Le scatole di questi qua. Magari sono anche l'unico che dice le cose che pensiamo tutti. È l'unico. Alcune volte non si possono dire, invece. Cercheremo di parlare anche con lei, e qui c'è un giovane. Antonio Galante, Cose d'Arroscia. Cose d'Arroscia, di giallo vestito. Mattia Ricarmo, Armo. Qui invece? Claveri Piero, vice sindaco di Aquila d'Arroscia. E chiudiamo con... Piero Pelassa, sindaco di Mendatica. Coordinatore di quest'area interna che abbiamo visto a viaggio in Liguria, siamo andati anche da lui in questa giornata cucinosofo a raccontare Mendatica. E qui, fresco di rinnovo, c'è il presidente della provincia. Sì, io sono in una duplice veste in realtà, sono qua come sindaco di Cesio, che è l'undicesimo e mezzo della Valle Arroscia, perché metà del territorio di Cesio è collocato in Valle Arroscia, e sono come presidente della provincia di Imperia e anche membro di Anci Liguria. E nel frattempo è arrivato un nuovo sindaco, cucinosofo, lo presenta lei? Ecco, prego, scelgo nome e cognome così. Piero Raimondi, sindaco di Ranzo. Sindaco di Ranzo. Diciamo, è arrivato ora perché ha appena finito un impegno precedente. E allora, Rossi, tanti i dati che cercheremo di raccontare in questa puntata, uno su tutti, lo spopolamento non soltanto di uomini e donne, ma anche di attività produttive. Raccontavano da Anci, Pierluigi Vinai, che incontreremo durante questa nostra avventura qui nell'Imperiese, che dal 1982 ad oggi le aziende produttive, le aziende agricole si sono ridotte in un numero che potrebbe essere compreso tra 8 su 10, via. 8 su 10, sì. Bisogna però dare anche un altro dato, che
fino a qualche decennio fa c'erano per esempio mogli di persone che avevano un lavoro fisso, che erano iscritte agli agricoltori e che mantenevano un'iscrizione che talvolta non era fittizia, ma era un'iscrizione che era rimasta, era un residuo, quindi qualcuno va anche detto che è di quelli, naturalmente un 60-70%, però mi sa che si è perso. Si parla di trasporti, parlando di aree interne, si parla ovviamente di scuola, si parla di istruzione, si parla dei servizi principali per far vivere questi paesi e si parla di toma di pecora brigasca, citando l'imperiese, si parla di Ormeasco, si parla dei prodotti che vediamo qui. Cosa c'è bisogno, parto dal più polemico, perché questi paesi non muoiano del tutto? Ma senz'altro speriamo che con le aree interne arrivino, sono i servizi principali, perché se non ci sono i servizi principali, è inutile fare discorsi sia di turismo che di commercio. A noi servono le strade, che sono in condizioni lasciate lì da anni, le scuole, i trasporti, il trasporto specialmente scolastico, ma anche quello pubblico, perché per esempio abbiamo dei problemi sulla casa di riposo, per fare un esempio, dove è d'estate che il trasporto pubblico non c'è, chiudendo la scuola, di conseguenza abbiamo un pullman che fa solo una tratta Imperia, Ormea e basta, serve integrare questo trasporto. Perciò questi servono, le principali cose serve questo. Dopodiché insieme anche si parla di sviluppo, però se non si parte con quello, se non si partono con i servizi principali, secondo me, non andiamo da nessuna parte. Lasciamo il Presidente della Provincia Rossi per ultimo, anche perché poi cercheremo di fargli ascoltare il resto delle voci che sono arrivate oggi anche da Mindatica, da Pianlatte, nonché da Vessalico. Ricordiamo che comune rappresenta lei. Aquila d'Aroscia. Ha sentito quello che diceva il collega di Pornassio? Condivide e aggiunge oppure non concorda? No, condivido in pieno, infatti i progetti di aree interne che sono nati diciamo alcuni anni fa, con questo diciamo ultimo bando, speriamo realmente che queste cose che ci ha detto il sindaco di Pornassio, ma che siamo tutti convinti e consapevoli che la viabilità, i trasporti, la scuola e la sanità sono i perni importanti per poter poi far sì che decolli anche tutto un sviluppo turistico di valorizzazione del territorio, dei nostri borghi che hanno nulla da invidiare alla costa e che sono bellissimi e quindi meritano attenzione. Ecco, queste trasmissioni servono certo per parlare del bando delle aree interne Rossi, ma servono anche, e lo vedremo da qui a qualche minuto con il nostro viaggio, per scoprire territori talvolta dimenticati. Il vostro comune, ricordiamo qual è? Armo. Quanti abitanti ha? Un centinaio di abitanti. Come si fa a passare l'inverno? L'inverno si passa perché purtroppo diverse famiglie, soprattutto tra i più giovani, lavorano a fuori da Armo, purtroppo devono convivere con il tragitto noioso da Armo ad Imperia o dal Benga, e quindi è possibile risiedere ad Armo la spola tra il piccolo paese, il piccolo centro e le città di Verasca. Questi sindaci Rossi hanno dato vita all'unione di comuni più numerosa o quantomeno unica a livello ligure per dimensioni di questo territorio. Verrebbe da pensare se hanno ancora senso tutti questi comuni da 100-150 abitanti o se invece, come dice qualcuno, è il caso di unificare, non soltanto a livello di unione ma proprio a livello di fusione. Ma io ritengo che secondo me la presenza sul territorio sia importante, quindi va bene l'unione dei comuni, va bene i servizi associati, vanno bene una serie di sinergie con tutti i comuni, e vorrei ricordare anche l'importante ruolo delle proloco che i comuni, che ogni comune nella nostra valle hanno, perché sono molto importanti e sono il volano comunque al turismo e quindi a tutte le persone che ci frequentano e frequentano questa meravigliosa valle. Ecco, ora bisognerebbe anche capire cosa vi aspettate voi da un bando del genere di cui parleremo in questa puntata.
Ma intanto un bando del genere vuol dire già che qualcuno si ricorda di noi. Aggiungo rispetto a quello che hanno detto i colleghi che visto che la nostra valle ha tanti abitanti come un piccolo quartiere di una grande città, forse contiamo poco e quindi questo bando forse comincia ad essere l'interesse che qualcuno ha destato, che qualcuno ha messo sulla nostra valle. Ci aspettiamo comunque finalmente le risorse, ma soprattutto non tante parole o tanti progetti, ma qualcosa di concreto. Allora Rossi, lascio la palla a lei, stiamo per partire, la prima tappa sarà a Vessalico, poi andremo a Mendatica e poi torneremo qui per fare il punto con i nostri primi cittadini di questa parte di territorio. Ascolteremo le voci di quelli che ancora non hanno parlato. Che dice? Cosa si aspetta lei da questa giornata? Io mi aspettavo di sentire quello che ho sentito. La cosa che mi sembra più importante è che è giustissimo quello che diceva ultimamente l'ultimo sindaco, che diceva è molto bello che si interessino a noi. Altrettanto però, per stare nella concretezza di Pornassio e anche la sua, bisogna che poi tutto questo sia azioni concrete, cioè che poi queste cose arrivino dove devono arrivare, che la gente le veda, che i sindaci prima le vedano e quindi la gente le veda. E cercheremo di chiederlo direttamente anche al responsabile di ANCI, anche a Pierluigi Vinai. Breve pausa, pronti a ripartire? Seguiteci, puntata davvero imperdibile. In collaborazione con Express, tutto e subito. In collaborazione con Express, tutto e subito. Vessalico, la patria dell'aglio, e non si scopre nulla a Cucinosvo, in compagnia di Pierluigi Vinai, ma anche della sindaco di Vessalico, con il padrone di casa che qui si chiama Martini Nino. Un'azienda agricola che si occupa di aglio e non solo, mi pare. Sì, abbiamo anche olive in salamoia, confetture di vari tipi di frutta. E la sindaco raccontava un vero e proprio orgoglio per il vostro paese. Sì, assolutamente, l'aglio è un prodotto di eccellenza e stiamo cercando di valorizzarlo lavorando su un disciplinare nuovo per IGP o forse addirittura la DOP. E allora, ci vuole tanto aglio anche in politica, mi fa di capire. Sì, quando si dice cattivi come l'aglio, in politica non c'è dubbio che questo vale, ecco, sì. Cucinosofo, qui però per capire anche la differenza tra l'aglio di Vessalico e il resto dell'aglio più comune. Il resto del mondo, diciamo, Vessalico e il resto del mondo. Beh sì, ma abbiamo la fortuna di essere qua, secondo me, se ci spiega qualche cosa proprio in concreto, perché talvolta se no si rischia di nascondere tutto dietro un nome, invece dice della sostanza. Intanto diciamo subito che siamo in pieno inverno e questa non è la stagione dell'aglio. Sì, ormai la stagione è finita perché, come vedete, qui inizia a germogliare l'aglio, perché va poi, adesso quello che abbiamo piantato sarà già alto 10-15 centimetri. Quindi chi vuole comprare dell'aglio venga a Vessalico quando? È da primi di luglio fino a fine novembre, primi di dicembre. Vuole comprare i vostri prodotti, venga a 12 mesi all'anno? Più o meno, sì, fin quando ne abbiamo. E allora, per quanto diceva Sergio Rossi, le differenze, no? Tra il vostro aglio e l'aglio comune invece? Questo aglio si digerisce bene rispetto a tanto altro aglio, dura più a lungo nel tempo senza fare tanti trattamenti, anche se abbiamo una durata fino a febbraio-marzo. Non ha detto poco. Rossi. Intanto uno che si compra una resta d'aglio qua per tenerla correttamente a casa come deve fare? Deve tenerla in un posto al fresco, abbastanza areggiato, non un posto umido, o non in frigo, non in locali molto umidi. Qui c'è l'aglio normale, come siamo abituati a vedere, e qui ci sono altri prodotti, che sono? Qua abbiamo aglio in agrodolce, questo è aglio sott'olio, qua abbiamo patè di olive con aglio e peperoncino. Le immagini nel frattempo stanno facendo vedere anche il resto del locale, qui cosa fate? Ah scusa, abbiamo anche l'aglio in essiccato a freddo. Che stiamo vedendo adesso, dicevo, nel resto del locale che stiamo vedendo, cosa fate? Facciamo marmellate, imbottigliamo olio, facciamo olive salamoia, olive snocciolate, mele essiccate, kiwi, albicocche. Rossi. Ma per esempio, scusi, per uno come me che le cose magari non le sa sempre, ma se uno compra l'aglio essiccato, io questo l'ho visto solo negli Stati Uniti che te lo vendono come il sale, no? Cosa serve qua questo? Cosa se ne può fare uno? Perché è bella. Questo aglio viene tolta l'acqua, viene disidratato a freddo, una macchina che disidrata a freddo tiene tutte le sostanze dell'aglio e tutti gli aromi. E nel periodo che noi da febbraio a luglio non abbiamo l'aglio, si può utilizzare per la cucina, per l'uso che se ne fa precedentemente che abbiamo l'aglio fresco.
Ecco Vinay, queste trasmissioni, lo dicevamo già intorno alla tavola di Pieve, servono per esaltare il territorio e sperare che le risorse possano arrivare in questi paesi, ma servono anche per scoprire nicchie talvolta dimenticate. Sì, noi abbiamo queste eccellenze che, come vedete, sono anche molteplici come qualità. Dobbiamo riuscire anche con queste risorse ad incrementare la quantità, perché ha detto il nostro amico finché ce n'è prima, no? Ecco, noi sulla quantità potremmo giocare un ruolo importante impiegando queste risorse bene, per esempio. Ecco, sindaco, quante aziende sono coinvolte nell'aglio avessalico? Allora, di aziende ce ne sono diverse. Le più grandi sono appunto lui e ce ne sono altre due molto grandi. Però c'è da dire che l'aglio di Vessalico è quello che si produce negli 11 comuni dell'Alta Valle Arroscia, che hanno, adesso sono riuniti nell'Unione dei Comuni. E quindi diciamo che ci sono 38 aziende distribuite sul territorio per cui emettiamo questi famosi bollini come comune, ed è un testimone che ci è stato lasciato dalla comunità montana, la quale emetteva questi bollini, noi ne emettiamo 27.000 l'anno e Nino Martini ne richiede solo lui 6.000, quindi è una grossa produzione. Cosa non abbiamo detto, Rossi? Beh, credo che anche in questo caso bisogna sottolineare che sicuramente la storia di questo territorio ha fatto sì che un prodotto del genere emergesse, perché ci sono caratteristiche particolari, però bisogna dire che è la storia delle persone, cioè sono le persone che hanno fatto l'aglio, non è l'aglio che ha fatto le persone, quindi sottolineiamolo questo aspetto. In questo senso volevo dire che sono tutte aziende locali a conduzione familiare e quindi lavorano l'aglio proprio ancora con i metodi antichi, quindi essiccazione naturale, le trecce le intrecciano manualmente una per una e sono cose importanti, perché invece gli altri agli che sono in Italia sono tutti molto meccanizzati, qui è ancora tutta una produzione all'antica. Questa azienda la trovate all'entrata del paese, soltanto una cosa mi dica, qui ceppi là, cosa se ne fa? Penso il ceppo d'olivo che lo li metto come dei tavolini, poi farò dei cristalli sopra per posizionare i prodotti. Complimenti, in bocca al lupo anche per la prossima sfida che parte da qui. Rossi, sigletta e altra azienda? Certo, andiamo. Sempre all'insegna dell'aglio di Vessalico, presidio peraltro. Quello della cooperativa Resta, noi stiamo cercando di creare questo marchio che coinvolga tutte le aziende della valle, quindi questi 38 produttori che siano tutelati, perché adesso l'aglio inizia a farsi conoscere e iniziano le truffe. È tutto venduto l'aglio che producete come aziende? Sì, noi siamo già 20 giorni che abbiamo venduto tutte le trecce, ormai è rimasto qualche mazzetto che è l'aglio di scarto. Se la prende per portare a Montoggio? E c'è rimasto solo questo? Beh, vediamo, perché no? Scusi, poi faccio l'aglio di Montoggio, così diventiamo tutti cattivi e in politica pam, pam. Ma per il pesto quello giusto, che aglio serve? Va bene questo, perché si digerisce bene, tanti che non potevano più mangiare il pesto adesso lo comprano di nuovo per utilizzarlo. Sentite la Vinay? Sì, infatti. Appunto. Altra azienda, sempre qui, da Vessalico. Pochi metri in questa puntata sempre dedicata ad Anci, sempre dedicata alle aree interne dell'Imperiese, ma si parla ancora di aglio. Perché siamo venuti qua? Dove ci eravamo già stati in quest'estate, caldissimo, temperature diverse, sindaco, a luglio, no? Sì, subito dopo la fiera eravate stati qui e c'era sicuramente una maggiore quantità di aglio e una diversa temperatura. Però le immagini di Danilo Elisei indugiavano e sono partite da dove, Rossi? Da una bella, proprio una bella resta d'aglio che è prenotata da gente fuori regione, ci diceva la signora, che adesso poi ce lo dirà in diretta. Lo dicevano questi due signori che sono i titolari di due diverse aziende, lei si chiama? Aicardi Sandro. Marina Bagnasco. Ed è la titolare di questo spa. Sì. Dove finisce quella resta? A Milano. A Milano. Quindi aglio di Vessalico che va ben oltre i confini locali, però le sue domande erano molto specifiche in questo caso. Intanto abbiamo la fortuna, proprio perché ci sono queste reste d'aglio prenotate non ancora ritirate, che non abbiamo potuto vedere prima, di vedere appunto come sono le reste normali, il mazzetto diciamo diverso, che poi ce lo spiega la signora, e anche abbiamo chiesto qualcosa sulle dimensioni diverse, per cui magari ce lo possiamo fare dire in diretta. Allora, intanto che immagini stiamo vedendo lì? E sono reste d'aglio, queste sono teste di dimensione medio-piccola. E, invece nel cesto che vediamo tra... Queste sono reste che ho fatto, che mi hanno prenotato per fare dei pensierini,
Ne vendo veramente tante perché vanno queste. Ecco, la stagione è ovviamente quella estiva, siamo a fine stagione, ma resistono fino a che periodo? Resistono fino a maggio, giugno, in genere resistono. Nella quantità c'è qualcuna che si guasta, però. E poi una grandezza invece come queste? Queste sono quelle di prima, insomma, le più grandi sono le più belle che ci sono. Prima scelta. Prima scelta. E sotto invece possiamo forse anche prenderlo, qui c'è una raccolta particolare. Gli spicchi, le teste che si rompono, gli spicchi che si rompono e quindi lo vendiamo anche sciolto, perché comunque non riusciamo a soddisfare la richiesta e alla fine si vende tutto, anche gli spicchi così. Ecco, lei si metteva nei panni del coltivatore. Sì, no, adesso io dicevo questo, intanto loro ci hanno detto di questa necessità di tutela e quindi c'è questo progetto di cui prima ci parlava il sindaco e quindi penso che questo sia una cosa importante da ribadire. Sì, allora l'aglio ha bisogno di tutela, i bollini, ribadisco, che sono quelli emessi dal comune di Vessalico e questo è indicativo perché noi in comune ci facciamo riportare i dati catastali e andiamo proprio a controllare che ci sia l'aglio per metro quadro che viene specificato nella richiesta dei produttori. E quindi c'è bisogno di tutela perché iniziano a falsificare le etichette. Allo stato attuale, con la tutela attuale, non possiamo più di tanto fare qualcosa, ma con un IGP o con una DOP potremo riuscire a tutelare tutti i 38 produttori della Valle. 38 produttori, come si diceva in precedenza, e l'obiettivo è proprio quello di una DOP o di un IGP? Esatto, l'obiettivo è quello di una DOP o di un IGP, sperando che sia il futuro per tanti altri giovani, perché a volte un giovane arriva all'aglio come seconda scelta, tra virgolette, di lavoro, però poi scopre che è quella la sua opzione. Ecco, Vinay, all'interno di un bando come quello delle aree interne si può pensare di arrivare, chissà, magari ad ottenere anche l'IGP per l'olio di Vessalico o siamo fuori tema? Assolutamente sì, perché i temi della certificazione fanno parte del programma sull'argomento sviluppo locale, noi possiamo trovare soddisfazione alla certificazione. Lei diceva, nei nostri prodotti, nel nostro aglio, di chimica davvero poca, quasi inesistente. Sì, limitiamo al minimo l'uso dei fitofarmaci, cerchiamo di fare in modo che l'aglio possa arrivare al momento della raccolta il più integro possibile e senza che sia stato contagiato né da insetti oppure anche da funghi, quindi cerchiamo di proteggerlo al massimo dal fatto che sia appunto un prodotto integro, ecco. Rossi, non so se ha fatto caso nel fuori onda, l'hanno detto senza cattiveria, però un po' di campanilismo ce l'hanno. Lo piantano anche in altri paesi l'aglio, però buono come a Vessalico, mi pare di capire. Sì, io scusi se lo dico, ma qua ci sarà il clima, tutto quello che vuoi, però sono le persone. È chiaro che se viene a fare le ananas a Montoggio non verranno mai, anche se viene il signor Ananas o il signor Dalmonte, ma il problema è che ci sono le persone, sono i saperi tramandati nel tempo che hanno fatto sì che questa gente abbia imparato sempre meglio. Tant'è vero che fuori onda la signora ci diceva che i primi tempi in cui lei ha messo l'aglio in un certo posto non era venuto benissimo, perché come probabilmente mai? Mancava un po' di esperienza. Eravamo proprio inesperti, infatti il primo anno che siamo andati a vendere l'aglio sulla fiera, nessuno, non ne vendevamo perché era piccolissimo e quindi... La causa qual era? Era proprio l'inesperienza, non l'abbiamo concimato nel modo giusto e poi piano piano ci siamo documentati e insomma siamo riusciti ad avere un aglio che è spettacolare. Qual è la caratteristica principale dell'olio, dell'aglio, di quello giusto? L'aglio, il nostro aglio ha un gusto buono e delicato, infatti molti lo apprezzano per questo motivo, perché spesso alcuni si lamentano che l'odore dell'aglio gli rimane in bocca, certo. Invece quest'aglio è un aglio particolare che è delicatissimo. Vinay, stiamo per chiudere, cosa diciamo a questa gente, a questi produttori che rappresentano il resto dei produttori di Vessalico, sia in tema di IGP ma soprattutto in tema di un'agricoltura per una volta non trascurata e non lo diciamo soltanto per retorica? Che cercando con questo programma nazionale delle aree interne di invertire la tendenza e quindi riportare i servizi nella valle, noi vogliamo mantenere la gente, farne venire di nuova, rafforzare le attività che ci sono, quindi aiutarle a certificarsi, a valorizzarsi e quindi anche a raccontarsi all'esterno, quindi non soltanto mandare l'aglio a Milano ma in tutto il mondo.
possiamo dirlo con una nota di piacere e di soddisfazione. Eravamo qui quest'estate per raccontare la battaglia di Primo Canale per le botteghe montane, su cui poi anche la regione Liguria ha messo dei quattrini ed è stato fondamentale. La bottega a Vessarico continua a vivere. Continua a vivere, è arrivata prima in graduatoria nella provincia di Imperia, quindi riceverà il suo contributo. E in più posso spezzare una lancia a favore appunto di queste iniziative regionali, stanno contribuendo con il progetto Over 40 e Over 60, che ci darà modo proprio di dare lavoro, opportunità lavorative a persone over 40 e over 60, quindi cerchiamo di riscattare questa valle e di permettere a qualcuno, certo, di venirla abitare. Aggiungo solo una cosa, Vessarico è un paese a misura di famiglie, quindi sappiatelo. E chi produce aglio e non olio in questa stagione cosa fa? Ma noi abbiamo anche le olive, io poi sono produttore anche di prodotti floricoli, fiorte pesco, peoni e ruscus, quindi da fare ne abbiamo sempre tanto. La calza non la farà? Anch'io, meno rispetto a lui, però abbiamo un po' di verde ornamentale e adesso stiamo facendo quello. Sì. Grazie, complimenti. Il nostro viaggio continua, dopo Vessarico si va dalle parti di Mendatica, mi fa di capire. Mendatica, sì. E allora, breve pausa, il nostro viaggio continua, grazie davvero. In collaborazione con Express, tutto e subito. In collaborazione con Express, tutto e subito. Destinazione Mendatica con il cucinosofo e la domanda ovvia, quella che viene spontanea. Avranno ancora un futuro questi paesi dopo l'alluvione? Avrà ancora un futuro Mendatica? Avrà ancora un futuro Monesi, meta di villeggiatura tanto estiva quanto invernale? Non ci resta innanzitutto che sperarlo, però per quanto riguarda questa zona in cui siamo ancora sotto, qui c'è tanta attività, c'è tanta agricoltura, ancora c'è un bellissimo territorio da vivere anche per andare a fare dell'attività all'aria aperta, quindi sì, senz'altro. La neve sull'asfalto che contraddistingue la presenza dell'inverno e anche la beffa che poi racconteranno magari gli stessi protagonisti di Mendatica, una neve arrivata ancora prima di Natale e sarebbe stata apertura fantastica per gli impianti da sci, ma purtroppo l'alluvione ha mandato in frantumi tutto, in frantumi per davvero. Sì, l'alluvione quando arriva purtroppo arriva, però ora credo che ci sia da pensare soprattutto a come fare a recuperare la situazione e dato che è una situazione abbastanza impegnativa bisognerà che tutti mettano in campo le risorse necessarie, qui insomma bisogna darsi da fare e cercare di riportare al più presto le cose il più possibile vicine alla normalità. Alla scoperta di Mendatica allora. A Mendatica siamo arrivati, allora caro cucinosofo, le scritte la dicono lunga, infoparco, parco Alpi Liguri, ma la domanda è quella che si faceva in macchina. Però ecco diciamo che una prima risposta ce la dà già questo, un bel ufficio turistico, molte referenze, quindi gente che viene, per cui insomma a livello escursionistico eccetera vuol dire che è frequentato qua. Giornata di sole su Mendatica quando registriamo e allora possiamo entrare all'interno di questo yacht dove troviamo sicuramente il sindaco, poi sempre Pierluigi Vinai e il resto degli amici. Il sindaco che si chiama? Piero Pelassa, buongiorno. Buongiorno a lei, noi lo abbiamo conosciuto all'interno di Viaggi in Liguria, nel frattempo è finito il finimondo, salendo da Mendatica con il cucinosofo si diceva ci sarà un futuro per Mendatica, ci sarà un futuro soprattutto per Monesi? Beh, quello è sicuramente, io dico di sì, anche se la situazione è molto grave, molto difficile, quindi bisogna che ci rimbocchiamo tutte le maniche e soprattutto le istituzioni, regione e governo che ci diano veramente una mano, perché morendo Monesi, che assolutamente non deve, cioè ne va di tutta l'economia di una vallata intera, di tutta la Valle Arroscia e anche la Val Tannano. Allora, nel frattempo cerchiamo di capire dove siamo all'interno di questo yacht e salutiamo anche la vice sindaco di Mendatica che si chiama... Emilia Lantrua, buongiorno e ben arrivati tra noi. Buongiorno Emilia, dove siamo qui? Allora, siamo nell'ufficio informazioni turistiche e del comune e del parco e dell'intera Valle Arroscia per quanto riguarda l'Alta Valle.
ovviamente con noi sempre Pier Luigi Vinai e chi segue ANCI, non l'abbiamo menzionata all'interno del comune di Biessalico, la menzioniamo adesso, lei si chiama? Elisa Beltrame. Elisa Beltrame, che di fatto segue quella che è l'attività di ANCI. Il programma all'interno. Allora, stessa domanda che abbiamo fatto anche agli amministratori di Mendatica, un qualcosa di davvero pesante per questi paesi. Dunque, alla faccia delle aree interne. Alla faccia delle aree interne sembrerebbe, no, bisogna che ci impegniamo con il governo, noi abbiamo già chiesto ad ANCI Nazionale un intervento, perché è evidente che le risorse stanziate non sono sufficienti. Credo che presto con una delegazione di sindaci, con il Presidente della provincia in testa, andremo a Roma per incontrare il Presidente De Caro, il Presidente di ANCI De Caro, affinché si prenda una posizione netta sul governo per chiedere un intervento straordinario. Un intervento straordinario. Nel frattempo con Danilo Lisei vediamo tutto quello che avete, vediamo anche le immagini, i video delle escursioni e di quant'altro. La beffa enorme è stata che la neve stavolta è arrivata tra 2016 e 2017. Questa volta è arrivata, era tutto pronto, la seggiovia pronta, perché l'anno scorso abbiamo fatto con 10 comuni della provincia, siamo riusciti a fare un appalto per 5 anni di gestione degli impianti di Monesi, quindi era tutto pronto, erano anni che non nevicava nelle vacanze di Natale, quest'anno che veramente c'era una neve favolosa è successo il disastro. Quanto serve a Monesi per ripartire? A Monesi è una domanda difficile questa qua, comunque servono dei milioni di euro. Quando la regione dice dobbiamo essere sicuri che noi investiamo su un qualcosa di concreto e non soltanto investire per investire, lei come replica? Io dico che l'investimento va fatto sicuramente, perché qua non ci sono ombre di dubbi, secondo me, se ne vale la pena o no. Sicuramente va investito su questi posti, va investito con criterio, con ogni attenzione, perché infatti noi adesso abbiamo già ottenuto un finanziamento per fare dei sondaggi che sono il primo passo per capire cosa poi si può fare dei sondaggi nel terreno su Monesi, quindi vanno fatti i passi necessari, però bisogna investire assolutamente. Continuiamo a vedere immagini che fanno riferimento all'archivio di Viaggi in Liguria e di Primo Canale. Rossi, tra pochi secondi ci sposteremo proprio sul centro di Mendatica e anche su un museo davvero particolare. Che dice? Dico che da un lato si vedono tante cose belle qua, si vede il segno della pastorizia che poi vedremo, che è l'attività, una delle attività storiche, tutto il discorso della cucina bianca, che è quindi la cucina derivata da quelle attività, e poi ti rimane questa tristezza nel cuore di non poter usufruire della parte alta di tutta quella risorsa invernale che per loro è fondamentale, non solo invernale, adesso invernale, ma estiva per quanto riguarda per esempio la viabilità, perché ora paradossalmente credo che se uno avesse la possibilità andrebbe a Monesi e scia, fa quello che vuole, ma il problema è arrivare, le difficoltà. Certo, questo è importantissimo. Io vorrei fare ancora un aggancio riferito ai danni dell'alluvione anche all'attività che si svolgeva qua in Alta Valle Roscia, che era l'escursionismo, perché sono stati distrutti anche i sentieri su cui era stata creata un'attività, c'è un'attività fiorente qua a Mendatica, è nata una cooperativa di comunità di giovani che puntano tanto sull'escursionismo, sull'attività didattica, e quindi anche questo è fondamentale tenere presente, perché ne va proprio del futuro anche dei nostri posti. È utopia pensare che il prossimo anno la seggiovia tornerà in funzione? Io direi proprio di no. Cioè, l'impegno noi ce lo mettiamo tutto, poi i tempi sicuramente sono lunghi, però l'impegno sarà sicuramente forte. La prima priorità mi pare di capire che sia alla fine la viabilità, quella immediata, diciamo. L'immediatezza e la viabilità, che non solo per l'inverno ma anche per l'estate, perché essendo venuta giù la strada su a Monesi di Mendatica praticamente è interdetta tutta la zona dall'altra parte, si passa da Upega, però è molto lungo, quindi quello è fondamentale, riuscire a fare per meno un percorso alternativo
Allora, con il sindaco e soprattutto con la vice sindaco e con Pierluigi Vinai ci spostiamo soltanto di pochi minuti e andiamo a vedere il centro storico di Mendatica, un vero e proprio gioiello che è il caso di vedere, e poi un museo altrettanto particolare. Una sigletta veloce e poi il gioiello di Mendatica. Arriviamo. Al centro di Mendatica con il campanile, vice sindaco. Dove siamo? Siamo proprio nella piazza della chiesa, sotto il campanile romanico, e la chiesa invece barocca, uno dei gioielli anche del nostro paese, perché è fatta di pietra, la pietra connota proprio i luoghi di montagna e quindi un luogo al quale noi siamo molto affezionati e è il simbolo della nostra appartenenza a questa realtà. Stiamo raccontando ovviamente il bando per quello che riguarda ANCI, per quello che riguarda le aree interne, ma adesso andiamo a scoprire un qualcosa di davvero particolare. Che cosa? Il museo della casa, la casa del pastore e il laboratorio tradizionale del latte, perché le attività primarie più importanti di Mendatica sono state sempre e l'allevamento e quindi poi la lavorazione del latte e prodotti caseari e l'agricoltura di montagna, quella di nicchia, che ancora adesso ha un suo spazio economico molto importante e significativo. Quante persone vivono qui? Allora, gli residenti sono poco più di 200. Nel periodo estivo, nelle vacanze natalizie, logicamente il paese quadruplica le sue presenze. Ecco sindaco, come si fa a livello economico, al di là delle sciagure che si raccontava prima su Monesi, a tenere vivo un paese del genere? Tenere vivo un paese così, sicuramente le attività principali vanno rivolte a quello che è il turismo legato all'enogastronomia, all'agricoltura e alle bellezze ambientali che abbiamo sulle nostre Alpi Liguri, con l'escursionismo, il turismo escursionistico, legato anche questo proprio alla cultura del cibo e di quello che sono i prodotti del territorio. Sergio Rossi è già andato avanti, ha fatto strada, dove sta andando? Sto andando a vedere questa meraviglia che lei prima definiva un gioiello di Mendatica. Ecco, un gioiello di Mendatica con delle scale davvero insidiose come erano un tempo, perché qui bisognava camminare. Sicuramente c'era solo da camminare, quello sicuramente, soprattutto essendo l'attività, la pastorista l'attività principale, quello era appunto qui è rappresentato quello che comunque era un tempo, tutta la lavorazione del formaggio. E sopra abbiamo due ambientazioni proprio di come si viveva una volta. E allora saliamo anche al piano di sopra con queste scale così ripide, perché Sergio Rossi poi andrà anche a commentare quello che i nostri telespettatori vedranno da qui a qualche secondo in una puntata dedicata a ANCI per scoprire i bandi sulle aree interne, ma per scoprire anche i territori bersagliati da un'alluvione terribile, ma che in qualche modo senza retorica provano a tirarsi su. Rossi, che dici davanti a tutto questo? Ma io la cosa che dico è che questa bellissima suggestione non ci deve ricordare quanto sia bella la vita del tempo passato, ma ci deve ricordare che questa gente viveva in un modo veramente difficile, perché qui queste sono le condizioni in cui vivevano, solo che adesso noi le vediamo simpatiche e carine perché siamo dalla finestra di casa al caldo e con tutte le comodità, ma questi ci vivevano davvero così, quindi anche per onorare loro e tutto quello che hanno lasciato bisogna considerarlo per quello che è, e adesso è stato ricostruito veramente molto bene. La civiltà bianca appunto. Sì, la civiltà delle malghe, la civiltà della cucina bianca. Le malghe sono quei paesi piccoli incastonati nella montagna, in questa nostra montagna che è mutevole e variabile, che varia per l'aspetto diciamo geografico ambientale, dove ci sono dei declivi molto dolci e delle falesie durissime, dove ci sono dei prati spogli e delle abetaie che non permettono alla luce del sole di penetrare. In questi prati, che sono il regno della biodiversità, degli endemismi particolari autoctoni e dei relitti glaciali, pascono le nostre mucche. Mucche, pecore, capre, insomma, e quindi il latte prodotto è un latte di eccellenza, lavorato poi in condizioni tradizionali diventa un prodotto di nicchia. Transumanza qui quando?
Franzo Manzi, allora si sale ai monti a giugno e si riscende alla fine di settembre durante la festa di San Matteo, nelle giornate che noi ricordiamo proprio come festa della transumanza. Sentiamo la chiusura del Cucinosofo, ma prima venite a Mendatica comunque nonostante questa difficoltà estrema. Vabbè, questo sicuramente, perché le difficoltà vanno affrontate, si affronteranno, quindi comunque non pregiudicano sicuramente quello che sono i nostri posti e quindi le bellezze da vedere e tutta la produzione che va avanti sicuramente, perché non ci tiriamo sicuramente indietro. Il telegramma di Sergio Rossi da Mendatica. La cosa più importante è tornare a mettere le basi sulle cose che ci sono, quindi sull'agricoltura di qualità, l'allevamento di qualità, i prodotti, tutto l'escursionismo e tutto quello che è l'attrattività turistica che c'è, su quello che c'è ancora per ripartire al più presto possibile. Credo di aver capito che qua ci sono sia agriturismi, sia attività comunque di ristorazione, sia posti letto, quindi basta informarsi prima, c'è un bello yacht e poi venire a fare un giro da queste parti, si sta bene, si mangia bene e si vedono posti bellissimi. E si rinasce, si deve rinascere, un messaggio anche a chi i soldi deve metterli. Grazie davvero, il nostro viaggio continua. In collaborazione con Express, tutto e subito. In collaborazione con Express, tutto e subito. Dopo Vessalico e dopo Mendatica è il caso di tornare qui a Pieve di Teco in un palazzo straordinario per capire anche il resto dei comuni alluvionati, come se la passano, come stanno ripartendo in questa puntata dedicata al bando per le aree interne dell'Imperiese. Il sindaco, ricordiamo di quale paese? Di Rezzo. Come sta uscendo da questa emergenza? L'emergenza si può considerare finita? No, assolutamente no, l'emergenza si vince grazie a questi bandi, grazie a continuare a tenere l'attenzione. I paesi come Rezzo e come tutti i paesi colpiti dall'alluvione hanno fatto il massimo del loro sforzo per fare le opere principali, le più importanti. Ci sono delle opere dove è impossibile da soli muoversi. Stiamo raccontando la vostra terra, i vostri paesi diversi per specificità, ma tutti uniti da sofferenze che vanno avanti 12 mesi all'anno, se possibile nel periodo invernale ancora di più. Il suo territorio, che ricordiamo quale è, di cosa ha bisogno? Borghetto d'Arroscia è il territorio della Bassa Valle, che è unito all'Alta Valle per storie, per tradizioni, per cultura, ha bisogno di infrastrutture e trasporti. Quindi sicuramente un bando del genere ci può aiutare a mettere in piedi un sistema che poi vada avanti con le proprie gambe per gestire servizi e dare una garanzia a chi vuole vivere nei nostri paesi di poterlo fare con il minor disagio possibile. Non dimentichiamoci poi che abbiamo una ricchezza agroalimentare che spazia dall'olio all'aglio sino alla cucina bianca, quindi abbiamo una ricchezza e una varietà di prodotti tipici di questo territorio che sono unici in Liguria, perché passiamo dal mare all'alta montagna e tutto concentrato in questa unione dei comuni che ci rappresenta, che rappresenta il nostro territorio e che ci unisce al di là dei singoli confini dei comuni. Allora noi cerchiamo in compagnia di Sergio Rossi di andare a capire i dettagli di questo bando con Pierluigi Vinai di ANCI e poi con le parole di Edoardo Rixi per capire se la regione davvero a questa gente, a questi sindaci, i soldi oltre che prometterli, li dà per davvero in tempi ragionevoli, in tempi utili per poter realizzare qualcosa, non soltanto per uscire dall'alluvione ma anche per programmare un futuro in tema di trasporti, in tema di scuola, in tema di attività produttive. E poi torniamo insieme per la chiusura. Molto abbiamo già raccontato, ma adesso è il momento di fare il punto su quest'area interna del Imperiese che annovera quanti comuni, Vinai? 11. 11 comuni. E allora, perché siete arrivati a individuare questi comuni? Dunque, il governo insieme con la regione ha individuato quest'area interna, che è una delle quattro aree interne ligure, ricordiamo, come numero di abitanti per esempio la più piccola, stiamo parlando di 4.500 abitanti. Ha subito uno spopolamento marcato, anche questa, meno marcato di quello che hanno subito altre aree interne. È partito più in tempi lontani, nel secondo dopoguerra, quando con la costituzione di Imperia
Ricordiamo che Imperia fu costituita nel regime fascista, mettendo insieme Oneglia, Porto Maurizio ed altri 10 piccoli comuni, forzosamente. E a quel punto ci fu un polo d'attrazione nuovo che portò via la gente da questa valle. Questa era una valle che aveva ed ha due poli forti. Nella parte più alta, dove siamo in questo momento per esempio, attività silvopastorale e attività agricola. Nella parte più bassa, olivicoltura e viticoltura, abbiamo anche delle eccellenze. Da allora la gente ha cominciato ad andare via, ma con un trend meno marcato rispetto per esempio all'Antola, rispetto alla Valle Stura, rispetto alla Val di Vara che vedremo prossimamente. In questa prima parte di trasmissione abbiamo visto la storia dell'agricoltura, l'aglio di Vessalico, abbiamo citato la pastorizia, abbiamo citato anche l'esperienza del formaggio, ma qual è la specificità, su cosa puntano questi 11 comuni? Dunque loro hanno due strade forti su cui devono andare. Posto che prima bisogna sistemare la partita dei servizi, no? Ce lo siamo detto in tutte le nostre puntate, che se non vengono dati i servizi di base è difficile che la gente torni ad abitare qua, anzi è difficile che quelli che ci sono rimangano, e quindi anche quei 4.500 abitanti sono destinati ad andarsene, anche perché sono molto anziani. Tanto per darvi un dato, noi abbiamo l'indice di vecchiaia, che è a 313. 313 dovete considerare che è uno dei più alti in Liguria, soltanto l'Antola riesce a superare, 331, perdon, è soltanto l'Antola riesce a superarlo perché abbiamo Fascia e quei comuni lì, Montebrun, eccetera. L'indice ligure è 242, l'indice di vecchiaia è il rapporto tra giovani e anziani, no? Tenete conto che l'indice nazionale è sotto i 200, siamo a 150, e già l'Italia è considerato, certo, un paese vecchio, quindi qui siamo decisamente anziani, e quindi questi anziani di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di servizi sanitari, sociosanitari, ma noi abbiamo bisogno anche di implementare l'ambito scolastico. Abbiamo la fortuna per esempio di avere qui in valle il servizio che va dall'asilo nido fino alla scuola secondaria superiore, non è poco, è una sola dirigenza scolastica. E anche questo non è poco. Siamo in un'unica ASL e anche questo non è poco. C'è una casa di riposo piuttosto importante e anche questo non è poco. Cioè alcune caratteristiche ci sono. Fatto questo, cioè consolidato scuola e sanità, bisogna ragionare sui trasporti. Trasporti cosa significa? Le strade. Avete visto venendo qui la situazione qual è, al netto dei disastri degli ultimi tempi. Certo. I servizi delle corriere, che spesso girano a vuoto, che forse andrebbero implementati con un servizio a chiamata, insomma questo tipo di iniziative. Fatto questo dobbiamo pensare a cosa fare per lo sviluppo. Allora lo sviluppo locale va fatto valorizzando quelle eccellenze che avete visto, che state vedendo in questo vostro giro, e va fatto anche valorizzando quello che oggi si chiama turismo outdoor, no? Turismo outdoor che per esempio in questi ultimi tempi ha trovato alcune risposte già significative, dal cicloturismo all'ippoturismo, dalle attività sportive di montagna al trekking alla mountain bike, e con quali strumenti? Con strumenti come per esempio la ricettività. Ecco, però se per essere onesti, sulla generosità e sulla sovrenosità si era abbastanza blindati, perché i quattrini sono già in casa, qui le risorse arrivano o c'è ancora qualche rischio? Qui dobbiamo fare un percorso ancora, perché la Regione Liguria non ha ancora selezionato l'area. Questa è una delle quattro aree individuate, e su questo già ci siamo. La Regione Liguria finora ha selezionato le prime due aree, Antola Tiguglio e Bei Guasol. Questa è destinata ad essere la terza area, speriamo che quanto prima la Regione faccia la delibera. Speriamo anche che il Governo, nella legge di stabilità 17, ma soprattutto nel decreto enti locali che dovrà essere fatto a breve, perché ricordiamo che la legge di stabilità 2017 è stata chiusa in maniera veloce perché è caduto il Governo, nel decreto enti locali che ora è in preparazione, devono essere messe queste risorse. Allora, fatto questo, noi possiamo partire.
però loro hanno già dei punti di forza notevoli. Per esempio, loro sono l'unica area interna in tutta la Liguria ad essere già un'unione di comuni unica. Noi abbiamo visto in Antola e abbiamo visto in Beigua che ci sono diverse unioni messe insieme. Questa è un'unione di comuni unica, tutti insieme, le funzioni associate loro le fanno già tutti insieme, è un grande vantaggio questo. Mirai, ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata, una parola va spesa per l'emergenza, l'abbiamo citata sia con il sindaco di Mendatica, sia con il resto dei colleghi, la citeremo ancora durante il nostro viaggio, però al di là dei grandi progetti c'è adesso l'emergenza, c'è il presente, c'è da togliersi da una situazione di impasse davvero difficile. Ma dunque, su questo noi dobbiamo considerare un aspetto, che l'ordinanza di attribuzione degli 11 milioni che sono stati destinati alla Liguria, attenzione, alla Liguria vuol dire la provincia di Savona e la provincia di Imperia, questa ordinanza di attribuzione di queste risorse non è ancora definita. Quindi il commissario non può ancora attribuire questi 11 milioni. Questo è un ritardo che non è accettabile. E quindi su questo noi dobbiamo, permettetemi un termine, far casino. Quindi come ANCI, come sindacato, ora noi su questa cosa alzeremo la voce. Dobbiamo organizzare una delegazione, andare a Roma e alzare la voce su questo. Non è accettabile. Così come non è accettabile che i soldi restino 11 milioni. E sono pochi. Senza mettersi lì a polemizzare se il Piemonte ne ha avuto di più o di meno, le guerre tra poveri non vanno bene. Sappiamo benissimo che ci sono situazioni di disastro gravi nel paese, terremoti, eccetera, però anche noi in questo momento siamo sfortunati, non ci possono lasciare come ultima ruota del carro. Quindi su questo ci dobbiamo impegnare. La regione deve fare la sua parte. La regione deve fare la sua parte, mi pare che abbia cominciato a farla bene, e che continui perché c'è bisogno di sostegno a questo territorio, non lo si può abbandonare. Facciamo così, andiamo a sentire Rixi che dice? Certamente, certamente. Dalla Valle Roscia domandano e soprattutto si chiedono, i fondi arriveranno intanto per ripartire sulla post-alluvione? I fondi sul post-alluvione, intanto la Regione Liguria li ha già richiesti. Per quanto riguarda le imprese, noi ci incontreremo nelle prossime settimane presso la Camera di Commercio di Imperia, Savona e Spezia, proprio Imperia, con le aziende del territorio, così come abbiamo incontrato quelle della Val Bormida, per riuscire a avere, per quanto riguarda i danni alle imprese, già dei fondi disponibili da parte di Regione Liguria già nella primavera. Questo sarebbe ottimo per riuscire ad anticipare gli interventi da parte del governo. Poi è chiaro che gli 11 milioni stanziati dal governo non sono sufficienti, bisogna fare un fronte comune con le Camere di Commercio, le autonomie locali, la Regione, al fine di andare a chiedere nuove e importanti risorse. In tutto questo si innesta anche il meccanismo invece di aree interne di Regione Liguria, dove vedrà la Valle Roscia proprio protagonista nel 2017 sull'individuazione di un'area valle, di una nuova area interna, dove Regione Liguria ha già accantonato la propria quota e oggi attende che vengano inseriti fondi da parte del governo, che nell'ultima legge di stabilità non sono stati inseriti, ma che dovrebbero essere inseriti all'inizio di quest'anno, e quindi attendiamo entro il mese di febbraio. In collaborazione con Express, tutto e subito. In collaborazione con Express, tutto e In collaborazione con Express, tutto e subito. Nuova tappa, Sergio Rossi guarda a un altro paese che avevamo visitato durante quest'estate, che si chiama? Montegrosso Pian Latte. Siamo con il sindaco, che a sua volta si chiama? Giuliano Maglio. E sempre con Pierluigi Vinai in rappresentanza di ANCI, ma insieme al primo cittadino c'è un assessore? Maglio Antonello. E siamo in salita, tanto per non sbagliare. In Deschinà con un po' di bianco arrivato anche qui per parlare delle aree interne, per parlare ancora una volta dei paesi, questa volta dell'imperiese che provano a farcela ugualmente. Che paese è questo qua? Montegrosso Pian Latte, diciamo che siamo nell'Alta Valle Roscia e insomma abbiamo tante idee, nonostante ci sia stata questa allusione che ci ha un po' seduto, però la voglia c'è di ripartire e di fare tante cose. Ecco, perché a Vinai, a Rossi, al conduttore ha deciso di fargli fare ginnastica?
Ma perché così almeno vedete un po' il borgo, sapete che è in salita, e qua pianura non ce n'è, e insomma, vi rendete conto di quanto sia difficile proprio presidiare questi posti, anche solo abitarci. Se giriamo la telecamera, vediamo alcuni vostri recuperi. Lì davanti un gemellaggio. Abbiamo avuto nel 2013 un gemellaggio con la città di Ponte Ves, dove 37 famiglie di Montegrosso Pianalata erano ripopolate a seguito della peste che li aveva decimati, e c'è stato questo incontro che abbiamo siglato il gemellaggio proprio nel 2013. Lassù c'è un poggiolo con una famiglia, per dirla alla genovese. Esatto, qua è una casa del comune che abbiamo recuperato, è una classica casa tipica del borgo di Montegrosso. L'abbiamo recuperata così com'è, attualmente solo l'esterno verrà poi adibita al Museo del Pastore. Lì abbiamo diversi manichini che una volta li utilizzavamo per fare il presepe statico lungo tutti gli scorci del paese. Quanti abitanti vivono qui? Vivono, siamo sugli 80-85 persone, residenti circa 120. Di cosa si vive? Di qua diciamo che i ragazzi, meno male, tipo me, lavorano giù a Pieve o a Imperia o a Albenga e fanno i pendolari e ritornano. La maggior parte sono pensionati. Facciamo ancora due passi, ci avviamo da questa parte e poi sentiamo anche le impressioni del cucinosofo. Tra le note positive c'è appunto quella bottega che avevamo documentato che continua, mi pare di capire, a vivere perché l'abbiamo intravista. Assolutamente sì, qua abbiamo un negozietto di alimentari, un ottimo ristorante, un agriturismo e un home restaurant che ha recentemente aperto di un ragazzo di Sanremo. Andremo alla scoperta dell'home restaurant da qui a qualche secondo, però Vinai, come in un bando di aree interne ci può essere speranza per questi paesi? Dunque, intanto noi dobbiamo, come abbiamo detto più volte... Faccia salutare questa signora prima, abbia pazienza. Signora, lei si chiama? Maria. Come si ci sta da queste parti? Si ci sta bene. Nonostante il freddo e nonostante che siate pochi? E nonostante proprio quello. Però lei non andrebbe via di qui? Io non ci vado mai. È il mio paese nativo, il più bello del mondo. Cosa ci vorrebbe in questo paese se lei avesse la bacchetta magica? Se io avessi la bacchetta magica. Ma io sono di buon contentare, ci vogliono i soldi. Però ho visto che una bottega l'avete, qualche servizio rimane, la posta c'è. Sì, quei servizi lì l'abbiamo, per fortuna. Bisogna tenere duro. Bisogna tenere duro per andare avanti. Grazie signora, e soprattutto complimento alla sua tembra. Chiedo scusa Vinai, ma era anche giusto sentire la gente del posto. Assolutamente importante direi, visto la testimonianza. Buongiorno, soprattutto. Signora. Piacere, grazie. Dicevo, da dove si riparte? Qual è l'emergenza, sentendo 80 abitanti, sentendo la signora che dice beh ci vorrebbe altro che la bacchetta magica qui? Visto come hanno saputo anche recuperare i manufatti di questi posti, credo che se dobbiamo vedere l'emergenza primaria, e l'abbiamo toccato con mano venendoci, sono le strade in questo momento. E poi, infatti non a caso i trasporti, la mobilità sono uno dei temi fondanti di aree interne. E poi gli altri servizi essenziali, quindi sanità, perché stiamo parlando di residenti piuttosto anziani ormai, e scuola, perché dobbiamo riportarci i giovani. Ecco, a scuola come siamo messi qui? Allora, qua le scuole, diciamo, primarie sono a Pornassio, perché a Montegrosso ovviamente io sono stato l'ultimo frequentatore della scuola di Montegrosso. I bambini quanto ne avete qui? Qua abbiamo sette bambini che vanno a scuola tra elementari e materne, e poi abbiamo qualche ragazza alle medie. A Pornassio a che ora bisogna alzarsi al mattino? E qua intorno alle 6:30, 6:30, 7:15 bisogna essere pronti, che poi passa al pulmino e li porta a scuola. Tanti recuperi di molti edifici, sentiamo il cucinoso cosa da dire, lì davanti c'è il campanile che ora forse rivedremo uscendo da questa curva, e là davanti c'è un santuario sindaco proprio di fronte a noi. Quella là è la Madonna dei Colombi del comune di Mendatica. Quindi comune già di Mendatica. Sul confine tra il comune di Mendatica e il comune di Cosi. Sì, assessore, cosa dire agli assessori che ci stanno, ai genovesi che ci stanno seguendo? Che Montegrosso è un bel posto, è veramente un bel posto. E che a trattorie come siamo messi? A trattorie ce ne sono due, si sta bene anche come turismo, come cose, ci sono delle belle camminate da fare in mountain bike, a piedi, in moto. Si sta bene, a Montegrosso è un bel posto, veramente. Thank you.
questi sono i temi di Piallatte? Sì, di Montegrosso Piallatte, esatto. Tu sei? Io sono Graziano. Ha capito, cucinosofo, anche questi temi, non soltanto il mangiar bene. Ci credo, c'è tutto, nello star bene c'è anche la buona musica. Ma c'è da raccontare la storia di questo ragazzo originario di Sanremo, anche se i nonni erano di Piallatte. Sì, i nonni erano qua di Montegrosso, discendenti di una famiglia di cui quasi tutte le mie zie e mie nonne sono emigrate in altre città oppure a Mendatica, a Piaggio e in altri paesi. E io niente, finita la quinta liceo, ho fatto questa scelta di ritornare alle origini, di ritornare a Montegrosso. Il passato è lì, con la ruota e tutto il resto degli attrezzi, il presente e il futuro invece è alle nostre spalle, cioè nella cucina, perché tu da Sanremo sei qui per aver creato un home restaurant. Che significa? Sì, io ho scelto di dedicarmi a questa pseudo-attività che più che come attività la definirei un'occasione di scambio sociale e di conoscenza di altre persone. Ho deciso di avviare questa attività così, da un po' dalla passione per la cucina e poi soprattutto per valorizzare la cultura gastronomica della cucina bianca, che è il più grande vanto di questa valle. E allora, per fare bella figura col cucinosofo, oggi prepari che cosa? Allora, oggi tanto sul tavolo vi ho preparato del pan fritto con lo speck, della tomma con del miele, delle barchette di patate menta, delle tartine con il brusso, un salame di castagna e poi in ultimo le raviore, che sono il piatto forte di Montegrosso, un piatto d'eco, cioè denominazione comunale, e sono nient'altro che pasta fresca, ripiena di più di 20 erbette spontanee e a crudo, raccolte nei prati di Montegrosso. E allora, ti lasciamo lavorare, noi ci sediamo al tavolo, so che avrai anche la collaborazione di un assessore del sindaco di Piallatte, noi ci sediamo anche con il sindaco che abbiamo già visto, il sindaco Pelassa, quindi due sindaci, un filosofo. Due sindaci e un presidente. Che è la stessa persona. Esatto, esatto, io sono presidente anche del Parco Alpi Liguri, e sono anche sindaco di Montegrosso, il territorio di Montegrosso fa parte, come quello di Mendatica, di Cosio, di Triora, Rocchetta Nervina e Pigna, del parco. Invece il sindaco di Mendatica, tra tutta questa ricchezza, cosa preferisce? Ma aspettiamo con intrepidanza le raviole, perché sono eccezionali. Che non le chiamano ravioli, ma raviole. Raviole, sì, ma che poi bisogna stare attenti, perché mi hanno spiegato che ogni paese ha le sue e sono diverse le une dalle altre. Ma di questo poi magari ne parleremo un'altra volta. Gambe sotto il tavolo, anche l'occasione migliore per chiarirsi le idee. Molto abbiamo già detto, altro continueremo a ricordare nel corso di questa trasmissione speciale di Viaggi in Liguria dedicata al mondo di Anci, al bando delle aree interne. Oggi per questi territori, per questa cucina, per questa economia, priorità soltanto una, ancora una volta, le strade. Sì, sicuramente la viabilità al primo posto anche, e poi è uno dei temi fondamentali dei finanziamenti delle aree interne, come la sanità e la scuola, che sono quelli essenziali per i servizi, e qua ci vanno investimenti molto forti per poter continuare ad avere i nostri servizi, la viabilità, in modo che la gente non solo rimanga qua, ma che torni nei nostri territori. Lei è anche il riferimento del parco, parco da una parte, aree interne dall'altra, la sua di priorità. La mia di priorità non può che essere uguale a quelle delle aree interne. Ovviamente ci sono un sacco di problemi legati alla viabilità, non di meno all'istruzione e alla sanità. Ricordiamoci che qua abbiamo soltanto medico condotto, quindi sarebbe opportuno, e abbiamo un pronto soccorso soprattutto molto distante, quindi vivere qua è anche un impegno, e tenete presente che qua la media della popolazione è molto alta. Ecco, come mai fa il timido lei? No, io stavo ascoltando i loro problemi, pensavo al discorso della viabilità, e pensavo che la viabilità è di andata e di ritorno, cioè innanzitutto parliamo dei residenti che hanno bisogno delle strade per le ragioni che dicevano loro, e poi diciamo che con l'avanzare della stagione, visto che adesso comunque la parte sciistica non si può fruire, c'è tutto il discorso di chi vuol venire qua e di chi viene di solito qua, e quindi dobbiamo dare garanzie che sia possibile raggiungere non tanto qui Montegrosso, che non c'è problema, neanche Mendatica, ma le parti alte, quelle che hanno una grandissima attrattività turistica. Sì, ma volevo dire, come mai non assaggio? Ma lei chi gli ha detto che non ha assaggiato fuori onda? Beh, io questo non lo so, i telespettatori non hanno visto, ci proviamo, e allora possiamo servirle, ma quantomeno farle vedere. Il condimento, mi pare di capire, Sergio Rossi, queste trasmissioni, lo ripetiamo ancora una volta, servono anche per capire come si mangia in altura, quali sono gli usi, le tradizioni di questi posti. Si parla di cucina bianca.
cucina bianca e in questo caso cucina bianco-verde, nel senso che sono erbe spontanee che penso che siano qualificabili come il nostro perbugiu, una roba del genere, e quindi è semplicemente una specie, diciamo così, di raviolo ripieno con queste erbe meravigliose, che quindi cambieranno anche nella miscela da un momento all'altro e di conseguenza da un periodo all'altro. Sarà un piatto che ovviamente cambia, anche se rimane fissa la tecnica, però il contenuto probabilmente cambia. E allora aspettiamo il suo commento, che tutti i telespettatori attendono. Esistono delle varianti, per esempio, tra pian latte piuttosto che mindatica? Per quanto riguarda la cucina, no, ognuno ha dei piatti tipici che ovviamente sono, siccome siamo comuni confinanti, insomma, in genere sono uguali, ecco. E allora, cari signori, adesso in silenzio ad ascoltare il verbo del cucinosofo, che dice... Allora, contrariamente a come fanno certi furbi che parlano di prebugiù e non ce lo mettono, qui ce l'hanno messo davvero, si sente il sapore delle erbe, ottimi. È quasi un sapore un po' ancestrale, sembra qualcosa di meravigliosamente vecchio. La viabilità è quella che è, la cucina è superlativa, c'è tempo, c'è posto, c'è modo per venire anche d'inverno ad assaggiare questi sapori? Assolutamente sì, dovete venire d'inverno perché, voglio dire, chi viene a trovarci ci dà una mano anche a sopravvivere, questo è molto importante. E fatemi salutare davanti al suo regno, oltre che l'assessore, questo ragazzo, come si fa per venire qui? Beh, sì, bisogna prenotare telefonicamente al numero 347-318-3308 oppure cercarmi su Facebook a Caddi Takui, che è nient'altro che l'origine le mie origini di Montegrosso, la famiglia dei Takui. In bocca al lupo, grazie davvero. Signori, teniamo duro, eh? Va bene, noi siamo qua. In tutto e per tutto pronti. Esatto, pronti. Sì, con la coordinatore delle aree interne ancora più duro. È un compito molto difficile perché la posta in gioco è molto alta, ma con l'aiuto di tutti i miei colleghi sindaci, che sicuramente saremo una squadra molto forte e riusciremo a portare avanti questo traguardo. Speriamo davvero, ve lo meritate, il nostro viaggio continua, buon appetito. In collaborazione con Express, tutto e subito.
in collaborazione con Express, tutto e subito. È il tempo dei bilanci, allora Cucinosofo, in questa giornata le chiederò poi cosa ha lasciato. Si è divertito? Nonostante divertito sì, anche se si sono raccolte tante cose belle e tante difficoltà che rimangono. Tanti sindaci a inizio giornata hanno già raccontato la loro, alcuni no. Lei per esempio rappresenta quale comune? Il comune di Ranzo. Anche lei è alluvionato? E sì, per fortuna non con danni paragonabili a quelle rilevanti, diciamo, degli altri più alti. E è andata abbastanza bene sotto quel profilo lì, nonostante che naturalmente dei danni ne abbiamo avuto anche noi. Problemi nostri sono quelli che abbiamo già sentito. La Bassa Valle, per noi, diciamo, l'aspetto più rilevante probabilmente è quello di incentivare l'associazionismo, di incentivare la collaborazione tra le micro aziende che abbiamo, e quindi la forza dell'Unione può essere anche quella di portare, di incentivare, diciamo, la collaborazione e i suoi progetti comuni un po' a tutte queste aziende che tutte assieme hanno una forza ben diversa, anche sì, sull'aspetto economico e di valorizzazione dei prodotti che attualmente così frazionati come sono oggi non vanno da nessuna parte. Non vanno da nessuna parte. E questi prodotti, Sergio Rossi, è anche il caso di farli vedere ulteriormente, già l'abbiamo mostrati nel corso di questa trasmissione. Il sindaco di Pieve rappresenta la comunità più numerosa, 1500 abitanti. Sì, sui 1500 abitanti. Cosa vi aspettate da questo bando? Guardi, bisogna inquadrare un attimo, io lo so, qualità anche di Presidente dell'Unione dei Comuni, che ci siamo battuti fortemente per poter entrare in questo non è un bando, ma un programma, questo delle aree interne, che è stato proprio identificato dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei territori che hanno certi tipi di caratteristiche. Le caratteristiche quali sono? Sono aver superato la curva di non ritorno della demografica, ma di avere quelle qualità territoriali e strategiche per riuscire a invertire questa curva con un colpo di reni, dopando questo territorio. E noi cosa ci aspettiamo dalle aree interne? Noi dalle aree interne ci aspettiamo una cosa sola, cioè il lavoro. Le strutture, tutto quello che può essere che messo sul piatto da come infrastrutture, trasporti, sanità, istruzione, deve portare a una cosa sola, al lavoro, perché qui lo spopolamento si è avuto, perché non ci sono più i posti di lavoro. Chiaramente l'abbandono delle infrastrutture è stato, ma è stato anche un problema economico, un'economia, come diceva prima il suo collega, basata fortemente sull'agricoltura, che è precipitata nel momento in cui qui c'è stato un arruolamento sul servizio pubblico. Perché, soprattutto è precipitata negli ultimi 30 anni. Sì, ma non solo è precipitata negli ultimi 30 anni. Noi ci aspettiamo, oggi proprio è l'agricoltura che è il nostro futuro, perché su 10 posti nuovi di lavoro, 5 arrivano in agricoltura. Chiaro, chiarissimo il sindaco di Pieve. Noi ci siamo visti pochi minuti fa, almeno i telespettatori l'hanno vista pochi minuti fa, ci siamo dimenticati di dire qualcosa, probabilmente l'apporto del volontariato. Ma assolutamente, il rapporto del volontariato è importantissimo. Faccio presente che io qua sono anche come presidente del Parco Alpi Liguri. Contiamo molto sul rilancio del territorio, ci crediamo insieme ai comuni, insieme all'Unione dei Comuni. Puntiamo su due cose fondamentali: il turismo gastronomico e l'outdoor, che sono le cose principali che questa valle oggi può offrire. Sindaco, non le invidio neanche un po' a stare con tutti questi uomini qui. No, in realtà, insomma, mi trovo bene, anche perché sono abbastanza battagliera, quindi... Non ci crede neanche lei, va bene, bocca al lupo. Allora, ci va lei dal Presidente? Hanno parlato tutti, certo. Sì, non abbiamo dimenticato nessuno, anche Pelassa lo abbiamo ascoltato a Mendatica, però al Presidente della Provincia è il caso di ribadire tanto quello che diceva Vinay, una delegazione urgente con alcuni sindaci per andare da De Caro, Anci, Nazionale, e dire, beh, insomma, intanto c'è bisogno di invertire la rotta sul discorso alluvione. E poi c'è tutto il resto, c'è il bando. Che dice? Sì, diciamo che questo territorio ha risposto in una maniera encomiabile a questo evento tragico che si è verificato alla fine del mese di novembre. Ecco, quando, se c'è un limite, diciamo, dei nostri territori, è il limite del campanile, che spesso e volentieri pone dei contrasti, ma a volte invece viene superato in maniera brillante e efficace, come è stato in questa occasione
da parte di tutti i sindaci, da parte di tutti gli operatori del territorio. I sindaci hanno fatto loro, credo che la provincia abbia fatto il suo, gli enti diciamo competenti, regione, governo, anche loro si sono attivati in tempi rapidi, diciamo si è arrivati a questa dichiarazione dello stato di emergenza e è un primo stanziamento importante di 11 milioni, non bastano. Ecco, non basta appunto. Questo è fuori discussione, di conseguenza diciamo che in sinergia tra tutte le forze istituzionali, anche con l'egida di ANCI, e adesso stiamo verificando quali sono i percorsi da seguire. Io ho sottoposto questa questione in assemblea dei sindaci con un organo della nuova provincia, pochi giorni prima di Natale, e ho avuto un ampio mandato da loro, da tutti i sindaci della provincia, per e portare avanti tutte le iniziative più opportune per far sì che di non essere di nuovo dimenticato. Mi raccomando, sindaco, davvero, sindaco, anzi, sì, presidente, lapsus, però... Non è un lapsus perché, ripeto, e ci tengo a dirlo, io sono anche sindaco di un piccolissimo comune, il comune di Cesio, che è a metà territorio in Valle Arroscia, che è stato sfiorato anche lui da questo evento tragico. Chiudiamo, come sempre, col telegramma di Sergio Rossi davanti ai prodotti, ma prima c'è da ricordare anche in... questa trasmissione non poi così troppo felice, anche un bel traguardo. Sì, ieri insieme con l'Ente Parco, il Comune di Rezza ha chiuso un accordo per la scuola del parco e nei prossimi giorni andrà nei rispettivi consigli, quindi è un bel momento per tutti. Ecco. Grazie davvero. Sergio Rossi, cosa lascia questa puntata? La settimana prossima viaggio in Liguria a Prode in Val di Vara, nello Spezzino, per un'altra puntata sul territorio, un'altra puntata che profuma di aree interne. Rossi. Guardi, per me lascia la consapevolezza di un comune denominatore che è per tutti uguale, per tutte le zone interne uguale, cioè il fatto che bisogna fare in modo di rafforzare il più possibile i servizi, e probabilmente con questo progetto si potrà fare, i servizi, perché se no tutto quello che vediamo qui non ce lo avremo, anzi più, perché questo prodotto è prodotto di gente che abita e quindi abitando può fare questo lavoro, facendo questo lavoro restituisce questi prodotti meravigliosi, e questi non sono solo cibo, questi sono comunicazione all'esterno di quei territori, quindi noi dobbiamo cercare di mantenere la gente lì il meglio possibile attraverso quei servizi, ma soprattutto adesso c'è quell'urgenza della viabilità, credo, la parte alta ha proprio bisogno della viabilità, altrimenti si perde un grandissimo pezzo. E noi chiudiamo con questa immagine, con l'immagine dei sindaci e della sindachessa, gente che guadagna ben 200 euro al mese, quanto guadagnate? O che nella maggioranza dei casi lascia lo stipendio in cassa, tanto per capirsi, per metterlo nelle strade. Diciamo che ce ne mettono anche, perché di solito ce ne mettono del loro. Ce ne mettono, questa è l'Italia, questa è la Liguria, dei 235 comuni, siamo nell'Imperiese, che dire, lo diciamo per davvero questa volta, allegri. Allegri, speriamo. Allegri a tutti voi, ci vediamo tra 7 giorni, forza e coraggio, cari sindaci, tra 7 giorni in Val di Vara. Buona settimana. Questo programma vi è stato offerto da Express, tutto e subito.